Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo su Final Fantasy Opera Omnia, su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese e finalmente è stata rilasciata la seconda parte della celebrazione estiva. Celebrazione estiva che ovviamente già sapevamo dovesse uscire oggi. Con i personaggi che sono stati messi in featured che a me sinceramente piacciono, però mi mettono un pochino in difficoltà perché non mi permettono ovviamente di fare chissà che cosa. Infatti ci sono diciamo, i personaggi che sono stati messi in featured con questa celebrazione sono Tidus, Firion e Claude, personaggi che già si erano praticamente scoperti da soli in quanto ci sono state le prime informazioni sul Jap e anche ovviamente le prime informazioni che erano state trapelate all'interno della community che già ci avrebbero in un qualche modo detto cosa e soprattutto quali personaggi sarebbero stati messi in evidenza. Ora non sono né felicissimo e al tempo stesso sono anche un po' dispiaciuto che ci siano questi personaggi perché l'unico che effettivamente mi interessa sarebbe Claude. Claude e Firion sono stati migliorati parecchio. Ancora purtroppo non ho la tabella completa di come sono stati migliorati e cosa è stato migliorato, perché ovviamente è uscita solo in giapponese e la traduzione in italiano ancora non è disponibile, purtroppo. E diciamo che di questi personaggi l'unico di cui vorrei effettivamente la EX è Claude. Sia perché comunque uno dei miei personaggi preferiti, e anche perché comunque Claude mi è sempre stato a cuore e mi piacerebbe avere la sua EX. Non la trovai ai tempi, quindi magari trovarla ora potrebbe essere un ottimo riscatto. Abbiamo anche in questo caso una free pool, quindi che adesso andremo a fare insieme. E poi abbiamo lo stesso evento che si struttura come quello precedente, ovvero sono tre fasce di eventi. La prima fascia a livello 30, la seconda a livello 60 e la terza a livello 90, con rispettive missioni multiplayer, shop, eccetera, eccetera. Senza nessun problema. Eccoli qua. Ovviamente i nemici sono tutti nemici che sono rispettivamente diciamo, le nemesi dei personaggi principali, Jett per Tidus, Sephiroth per Claude, eccetera, eccetera. Non c'è nient'altro da dire effettivamente, perché la celebrazione comunque è solo questa, c'è solo da dire che ovviamente hanno messo la free pool. Che adesso andremo a fare insieme, come potete vedere, la prima è gratis, e ovviamente c'è la possibilità di trovare le EX di tutti questi personaggi. Veramente, se dovessi trovare la EX di Claude dalla free pool, veramente bellissimo. Veramente bellissimo. Una giornata che potrebbe cominciare effettivamente col piede giusto. E poi ovviamente mi passerò il tempo comunque anche a farmare negli altri eventi, solo che purtroppo di Tidus non ho la passiva della 35 CP, quindi non avrò la possibilità di utilizzare lo slash combo. E diciamo che il personaggio in questo caso diventa leggermente più debole. Quindi magari se trovassi anche una 35 di Tidus non sarebbe così male, veramente non sarebbe così male. Detto questo, ragazzi, facciamoci questa free pool. Vediamo cosa ci porta. Un lungo download che però ovviamente non penso implichi chissà che cosa, è semplicemente il gioco che ancora non ha aggiornato del tutto le sue funzionalità, quindi devo aspettare. Madonna mia, mi sta dando tutte e tre le EX insieme? No, vabbè, tutte e tre insieme magari no, però almeno quella di Claude, speriamo. Ci spero perché comunque Claude per me veramente è un personaggio particolare.
Ok, ci siamo. Ovviamente orba azzurra, il downloading ancora che sta caricando. Non so se forse mi si è buggata la scritta, volevo aspettare magari che si togliesse. Ok, finalmente. Via. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. Oh, la 35 di Claude. La 35 di Claude da una free pull. Tanta roba. Tanta roba. Avrei preferito forse la 35 di Tidus. Però anche la 35 di Claude non mi dispiace. Sia che comunque non ce l'avevo. Io praticamente di Claude non avevo niente, quindi cioè proprio non avevo la sua 35, per cui mi va bene, mi va bene, mi va bene, mi va bene. Però, dato che comunque per me si può fare, nel senso che comunque avrò modo di ottenere altri ticket. Io possiedo all'incirca una decina di ticket. Per cui facciamoci anche questi ticket, giusto per il piacere di farci questi ticket. Se magari non mi deve do fare il download per qualsiasi cosa, ne sarei grato. Mi aveva fatto tutti i download, me li aveva fatti prima, quindi non capisco perché ora durante l'esame mi stia dando questi problemi. Cioè, pazzesco, è rimasto così. Si è incriccato. Oh, finalmente si è sbloccato. Però questa cosa che ci sta così tanto è brutta. Vediamo se continua ancora a fare questo giochino. Ah no, finalmente si sta. Ok, finalmente forse si è sbloccato. Ok. Sono ticket che non avrei tenuto in qualsiasi caso, per cui cioè ne avrei fatti degli altri successivamente, per cui li sto utilizzando giusto per una questione personale. Peccato che ovviamente non abbia ottenuto nulla dalla free pull, anche se effettivamente una 35 è sempre una 35. Ovviamente non penso di fare altre multisummon all'interno della batch. Proprio non ho intenzione di fare altre multi all'interno della batch perché, detto sinceramente, non c'è niente che cerco. A parte la EX di Claude, così giusto per sentimentalismo, non c'è nient'altro che mi interessa. Effettivamente, per cui direi che mi va bene così. Allora, ho fatto un po' di spazio. Andiamoci a finire questi ticket. Gli ultimi tre ticket ormai. Ti prego, non ricominciare. Ok, perfetto. Ok, ultimo ticket.
Neanche un'orb grigia o qualcosa di particolare. E vabbè, ovviamente ci sta perché le possibilità di trovare una EX in particolare diminuiscono parecchio, mentre invece aumentano le probabilità in generale di trovare una EX, perché comunque ne dovreste trovare 3 all'interno di una batch, però al tempo stesso la loro percentuale di drop scala, non è più 0,5 ma diventa 0,3. Quindi diciamo che effettivamente potrebbe creare qualche problema questa percentuale. Peccato, peccato, veramente mi sarebbe interessata la EX di Claude, detto tutta sincerità. Ho trovato la sua 35, va bene, però trovare la EX di Claude sarebbe stata tant'altra roba. Anche la 35 di Tidus, che purtroppo non ho la sua passiva. Però va bene, come celebrazione non penso vi debba spiegare tanto perché è la stessa identica cosa della celebrazione vecchia. Spero che con la vostra free pull voi possiate ottenere qualcosa di meglio, anche se, ripeto, io una 35 non la schifo minimamente. Quindi, beh, veramente spero che voi possiate ottenere di meglio. Detto questo, vi ringrazio ancora una volta per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.